Quante cose sono successe nel corso della storia su questa piazza? Siamo in Piazza del Palazzo di fronte all'Ermitage. Lo sapevate che nel XIX secolo qui a Pietroburgo c'erano delle giostre che Gardaland spostati? Erano qui vicino però, non su questa piazza. Invece nel 1924 si tenne la più famosa partita al mondo di scacchi umani. Nel 2008 proprio qui c'era il concerto di Leonard Cohen e io non avevo i soldi, mannaggia, mi mangio ancora le mani. Ma partiamo dall'inizio. Nei libri che parlano dei primi anni di Pietroburgo, fondata nel 1703, si parla di un prato di fronte al Palazzo d'Inverno. Un prato? Sì, perché questo palazzone, che è il Consiglio di Stato, non esisteva all'inizio. In verità non esisteva niente all'inizio, neanche il Palazzo d'Inverno. Ce n'era uno di legno, proprio nei primi anni dopo la fondazione. Questa è la quinta e definitiva versione. Questa era una lunga distesa aperta, usata peraltro come cantiere, perché tutta la città era un cantiere a cielo aperto. Qui inizio Settecento si è insediato un mercato dove si potevano comprare prodotti alimentari, ma anche fieno, stoffe, legna da ardere. Il mercato venne trasferito e, sempre sotto Pietro, si formò questa famosissima freccia con le prospettive Niesky e Vasnesensky e questa via qua, Garochava, dopo la morte di Pietro. L'imperatrice Anna, quindi anni 30 del Settecento, teneva delle grandissime feste popolari a spese dello Stato. Quindi sulla piazza c'erano palazzi e padiglioni temporanei. Venivano fatti esplodere grandiosi fuochi d'artificio, addirittura vino sgorgava dalle fontane e venivano fatte cuocere delle carcasse di bue che venivano consegnate alla gente comune che passava di là. Sul prato si iniziarono a allevare lepri, quindi venne vietata la caccia alla lepre e i colpevoli venivano puniti a colpi di frusta. Lo storico Arkady Vasiliev racconta cosa non si è visto sulla piazza del palazzo. Addirittura per un periodo era completamente disseminato di avena e pascolavano le mucche della corte imperiale. Nel 1762 termina la costruzione di questo capolavoro, il Palazzo d'Inverno, e la parte orientale della zona dell'ammiragliato, questa appunto, prende il nome di Piazza del Palazzo. Nel 1766 si tiene un torneo cavalleresco medievale, la famosa Giostra di San Pietroburgo. Tutti i partecipanti indossavano un'armatura cavalleresca, le persone guardavano da un anfiteatro a 5 livelli posto sulla piazza del palazzo ancora disseminata di erba. A Caterina la Grande non piaceva che i finestroni qui del Palazzo d'Inverno dessero su un prato sporco dove pascolavano gli animali e quindi fece pavimentare la piazza. C'è poi tutta una serie di giochi popolari che venivano organizzati, grandissimi scivoli, altalene e così via, non qui nel territorio, di cui vale la pena parlare in un altro video perché è troppo divertente. Una forma più familiare, la piazza l'assunse sotto Alessandro I, quindi a inizio 800. All'architetto Carlo Rossi venne data una mission impossible, non solo nobilitare lo spazio e cantare la vittoria contro i francesi, ma anche fare in modo che edifici vecchi e nuovi si armonizzassero. Rossi non solo progettò lo Stato Maggiore, riuscì a trasformare questa spiacevole curva in un fantastico limbo che porta al centro della piazza del palazzo, conferendo quasi un'aura di intenzionalità, come se fosse stato tutto progettato a tavolino. Questo qui dietro è il suppostone di Alessandro e se lo prese tutto Napoleone. Vabbè, scusate il basso livello della metafora, ma ci pensassero due volte prima di invadere la Russia. Fu costruito, guarda caso, dal francese Auguste Monferrand. Nel 1924 i compagni bolscevichi venne un'idea fantastica, quella di sostituire l'angelo con un testone di Lenin. Alla fine non si fece più nulla e amen. Nel 1914 il popolo aveva fame, manifestava, e qui dal balcone Nicola II, lo zar, dà l'annuncio dell'entrata in guerra. Della rivoluzione del 1917 ci rimangono le splendide immagini di Eisenstein, anche se fu un film spettacolarizzato perché poi la realtà dei fatti fu molto più prosaica. Il 20 luglio 1924 si tiene la straordinaria rappresentazione degli scacchi umani. San Pietroburgo non si chiama più San Pietroburgo, ma Leningrado, e Piazza del Palazzo è Piazza Uritsky, un bolscevico. C'erano 8.000 spettatori, i neri erano l'armata rossa, i bianchi la flotta rossa, le mosse venivano organizzate e comunicate per telefono, la partita si chiuse in parità. Infine, vale la pena ricordare le grandi, grandissime manifestazioni in epoca sovietica. Chi le ha vissute le ricorda sempre con un pizzico di nostalgia, perché erano gioia vera durante quel periodo. Io ne so qualcosa perché ho visto tante volte il 9 maggio, la festa della vittoria, il reggimento degli immortali, centinaia di migliaia di persone sfilano con immagini dei russi morti durante la Seconda Guerra Mondiale. La festa è veramente molto toccante e anche molto russa, infatti trasforma questa piazza in un tripudio di gioia e di dolore.